che la tua felicità dipende dall'infelicità degli altri. Io non sapevo questa indecisione, infatti me lo volevo sposare così, a occhi chiusi. Ma l'indecisione non nasce da me, nasce da questo paradosso che questo film racconta, di un professore di filosofia che si innamora di una bellissima ragazza che fa le pulizie all'università e questi due universi completamente diversi si riescono a incontrare, ma l'indecisione è data dal fatto che io, come il titolo prosegue, dovrei andare in bagno e non riesco più a uscirne, ecco perché poi c'è l'indecisione. Altrimenti non mi avresti abbandonato. Ma assolutamente, se non avessi avuto questo problema non ti avrei abbandonato mai. Mai. Senta Don Michele, per favore, per caso c'è un bagno da qualche parte che avrei un'urgenza? Tu hai pensato che fosse subito un omaggio a Nuti? In memoria di Francesco Nuti, che è stato ispiratore con quella fantastica scena di Madonna che silenzio c'è stasera, che lì trovava una sua conclusione e che Giorgio Amato invece ha in qualche modo è riuscito a far diventare una storia a tutto tondo, perché per tutto il film questo problema mi attanaglia. Così non smette più. Daniela, che succede? Succede che non sei malato da qua, ti hanno lanciato una maledizione. Oddio, la maledizione! Ti fermi. Lo sposo indeciso, una commedia divertente e leggera nelle sale italiane. Chiama la maga Cecilia che risolve qualsiasi tipo di problema. Chi me legge l'oroscopo? Senta Don Michele, per favore, per caso c'è un bagno da qualche parte che avrei un'urgenza? Strani incantesimi circondano i preparativi di nozze tra Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli nel film Lo sposo indeciso, scritto e diretto da Giorgio Amato. Una commedia surreale, grottesca, che Gianmarco Tognazzi interpreta con comicità anche amara, ed è lo stile in cui è stato maestro suo padre, il grandissimo Ugo Tognazzi. Nel film, che è nelle sale dopo l'anteprima al Festival di Taormina, un filosofo di fama internazionale divorziato dalla prima moglie e una bellissima ragazza che si occupa delle pulizie dell'università decidono di sposarsi nonostante le differenze sociali di età, ma il giorno delle nozze si susseguono incidenti grotteschi che fanno pensare ad una maledizione e lo sposo non riesce più ad uscire dal bagno. Ma pure in casa non mi vai a voto, già in chiesa, al ristorante, che palle. Ma smetti di lamentarti, pure oggi ti devi far riconoscere. Intorno ai promessi sposi Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, nel film ci sono tanti altri bravi interpreti come Ornella Muti e Francesco Pannofino, i genitori della sposa, e la madre sogna per la figlia una vita diversa dalla sua e un marito meno rozzo e più generoso. Lo sposo indeciso si ricollega alla tradizione della commedia italiana e in una storia che parla anche del contrasto tra razionalità e superstizione, Claudio Gerini interpreta la maga dell'amore, capace di fare pericolosi sortileggi. Ricordati che la tua felicità dipende dall'infelicità degli altri. Allora, cominciamo subito. Allora, saremo il primo film del quale parleremo, lo sa qual è? È quello che l'avete... Aia, protagonista insieme a tanti altri. Brevemente, Puma, Ottaviani, Franzi. Sì, però non vorrei fermarmi a questo, perché se c'è un momento da ricordare Lo sposo indeciso è Gianmarco Tognazzi che canta Su di noi di Pupo all'inizio del film per conquistare la borgataria Ilenia Pastorelli. Ecco, voglio dire, aggiungere che il ritmo è un po' indeciso come Lo sposo, però in questo cast variegato mi ha fatto molto piacere rivedere Ornella Muti. Ludovica, Ottaviani, le è piaciuto il film? Sì, anche perché è media all'italiana, però riesce a mescolare sociologia, filosofia, analisi antropologica. Forse poteva graffiare anche di più, ma siamo sulla buona strada. Siamo sulla buona strada. Franzi, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Io apprezzo molto il regista. Ricordo ancora il film precedente, Il ministro, se non sbaglio. Lo sposo indeciso è un bel film. E appunto ci sono tanti ritratti, personaggi molto centrati. Poi io adoro Claudio Gerini, fa questa comparsata all'inizio. Perfetto, è piaciuto anche a Franzi.